Buongiorno a tutti, saluto l'autrice, saluto le colleghe, ringrazio anche della, non solo dell'invito, ma dell'opportunità che mi viene data di fare questo saluto e immeritatamente fare anche un po' da moderatore di questa conferenza stampa. Lo apprezzo molto e credo che sia importante perché, come vedremo, l'opera della dottoressa Cavalieri non è solo un testo di divulgazione medica, ma è come dire, un inno alla rinascita, al cambiamento, e quindi è un testo che si concentra molto sull'aspetto culturale che concerne questo passaggio così importante, fondamentale della vita, e come tale, come tutti i momenti che richiedono un upgrade culturale, deve necessariamente coinvolgere tutta la società, quindi non solo le donne che vivono direttamente questo momento di passaggio, ma anche gli uomini che sono compagni delle donne, ma che devono aiutare a superare quello che spesso è come dire, uno stigma, una valutazione di questa fase della vita che per una serie di motivi legati talvolta alla mancata conoscenza, talvolta all'imbarazzo, generano una serie di problemi oltre a quelli che sono naturali. Il libro è un libro veramente interessante che invece fa capire come tutte le fasi della vita debbano essere affrontate e approcciate guardando in termini positivi al cambiamento, guardando a questo come una rinascita. Peraltro in un momento della vita si diceva prima che normalmente può essere già carico di criticità, di problemi per una serie di ragioni legate all'età, all'ambito familiare, spesso coincide con delle crisi, con i figli che lasciano, come dire, la famiglia e che vanno verso una strada autonoma. Sono momenti, come dire, importanti della vita che richiedono a ciascuno di essi una gestione, un approccio, un coinvolgimento con la giusta serenità, e affrontare questo momento di trasformazione spesso può togliere questa serenità. Quindi io ringrazio per questa opportunità, non ruberò altro tempo, eventualmente farò qualche passaggio nel corso della chiacchierata con le nostre ospiti e passo subito la parola all'onorevole Martina Semenzato, che è la Presidente della Commissione Femminicidio e Violenza di Genere. Prego. Grazie Presidente Cappellacci, ringrazio per l'invito, anche per l'organizzazione. Naturalmente saluto questa preziosa autrice, la collega Sportiello. Voi sapete che la menopausa è il mio argomento. Sono Presidente della Commissione Femminicidio e Violenza di Genere, ma sono anche, e sorrido, penso l'unica parlamentare che nella storia della Repubblica ha dato vita ad una mozione specifica sulla menopausa. Lo dico con molto orgoglio, perché poi questo tema è un argomento divisivo anche per noi donne, perché spesse volte, oggi per fortuna molto meno, parlarne se ne fa sempre un po' fatica. Io ho fatto questa mozione a ottobre dell'anno scorso, una mozione in 7 punti, la ritrovo tantissimo nella narrazione del libro della dottoressa Cavalieri, perché si parla di prevenzione, si parla di informazione, si parla di sensibilizzazione, si parla di screening per le donne, si parla di farmaci, per cui questa mozione in 7 punti che appunto, come vi dicevo, ritrovo, no, in tutti quei suggerimenti che in questo libro vengono espressi. Tra l'altro dico sempre che i libri a un certo punto non sono più di chi li scrive, ma di chi se ne appropria, li legge, quindi troverete degli, come l'ho trovato io, degli stimoli interessanti in tema di menopausa quando si parla anche di nutrizione, quando si parla di sport, quando si parla di sonno, no? La menopausa è faticosa, io lo dico oggettivamente, l'ho trovata faticosa, rivolgerci a degli esperti ci aiuta ad affrontarla in maniera diversa e sono assolutamente d'accordo con l'autrice che la menopausa non è una malattia,
non va vista come tale, ma va affrontata e soprattutto va affrontata con consapevolezza, perché quello che dicevo prima insieme anche alla collega è che si arriva impreparate. Se arriva impreparate ci sono tanti strumenti e come sempre la consapevolezza è lo strumento migliore per affrontare anche un periodo così particolare della vita delle donne, ma che giustamente può rappresentare una straordinaria rinascita. Allora da questa mozione è nato un intergruppo, la collega Sportiello ne fa parte, un intergruppo che serve proprio per sollecitare gli interventi normativi sul tema della menopausa. Io mi sono posta come obiettivo la calendarizzazione d'autunno, proprio perché parlarne e trovare anche un'espressione normativa vuol dire dar voce alle donne. Io sono presidente della commissione femminicidio e dico spesso anche questo: nei cicli produttivi e non riproduttivi delle donne spesse volte si nascondono degli stereotipi di genere, e quindi affrontare mestruazioni, maternità e menopausa e parlarne con l'analisi lucida di autrici come la dottoressa Cavalieri ci aiuta anche a superare quell'aspetto culturale, la cosiddetta cultura rispetto, di cui oggi parlo tanto quando parlo di violenza di genere. Quindi può sembrare strano, ma attraverso la narrazione, anche la narrazione di un libro, noi possiamo fare cultura del rispetto nei confronti della donna. E questo è fondamentale. Questo intergruppo, che ha come ambizione quello di costituire un osservatorio, per me i nuovi linguaggi contro la violenza di genere, ma i nuovi linguaggi in generale come la scrittura, che è potentissima, è un aspetto fondamentale per narrare le cose. Io ho raccontato di menopausa col libro di una donna che ovviamente non è una tecnica, che è la signora Paola Barale, che fa parte di questo osservatorio della menopausa. Come abbiamo parlato di menopausa con una collega, sempre attraverso la narrazione dei suoi libri, che è la dottoressa Calcagni, e oggi ci troviamo con un'altra visione. Perché il bello di questi libri è come l'esperienza quotidiana di queste donne è messa a disposizione delle altre donne. Però oggi abbiamo attraverso una narrazione di un uomo che è del nostro presidente, ed è fondamentale perché la menopausa non riguarda le donne, riguarda anche gli uomini. E quindi è importante sempre questa relazione paritaria tra uomini e donne. Io non mi dilungo, quello che ovviamente suggerisco è la lettura di questo libro, la diffusione della prevenzione nei confronti della menopausa. Da parte nostra il compito della politica sarà quello di rendere efficaci ed efficienti degli interventi di valorizzazione attraverso soprattutto l'informazione, perché purtroppo noi parliamo di menopausa solo quando cominciamo a viverla, invece la narrazione della menopausa dovrebbe cominciare un po' prima, anche perché parlavamo prima con la dottoressa Cavalieri, sempre più giovani ragazze si trovano ad affrontare una menopausa precoce, una breve menopausa, non capendo neanche in quale situazione si trovano. E come sempre la prevenzione è l'unica arma che abbiamo a disposizione nella nostra vita per affrontare la menopausa, ma anche dei casi drammatici come può essere la violenza di genere. E quindi su questo noi dobbiamo lavorare tutti in maniera corale. Questa voce oggi, ringrazio la dottoressa Cavalieri di portarcela, è una voce importante, è una voce a disposizione delle donne. Quindi la invito poi, dottoressa, a far parte dei lavori di questo intergruppo, perché ovviamente la politica mette a terra, ma deve necessariamente avere a disposizione competenza e i cosiddetti tecnici per dare gli indirizzi giusti su come affrontare le cose. Grazie, dottoressa. Grazie. L'informazione è un passaggio fondamentale, come diceva l'onorevole Semenzato. Una recente ricerca del Censis fa registrare un dato significativo e positivo: oltre l'80% delle donne tra i 45 e i 65 anni sono informate sulla menopausa, però pochissime sono informate su quelli che sono i rischi connessi, le malattie connesse come quelle cardiovascolari. Quindi c'è ancora veramente tanto lavoro da fare e quindi tanto spazio anche per la politica per fare un percorso virtuoso. Gilda Sportiello è una valente collega e guerriera rispetto alla difesa dei diritti dell'universo femminile, e le passo volentieri la parola, sicuramente sarà in grado di dare un contributo e una visione
funzionali agli obiettivi che ci poniamo. Grazie Presidente. Io innanzitutto faccio un ringraziamento all'autrice, alla dottoressa Cavalieri, perché non solo mette a disposizione e condivide quello che è la sua esperienza, quelle che sono le sue competenze, ma ne fa una vera e propria battaglia, perché il fatto che oggi siamo qui a presentare il libro all'interno della Camera dei Deputati, di un'istituzione, ecco, ci dà la cifra e la dimensione che non è una battaglia che rimane chiusa all'interno di una pratica medica, all'interno delle quattro mura di uno studio, limitata insomma a quello che è il suo percorso, ma che vuole essere un momento di avanzamento per quello che sono i diritti delle donne e i diritti della salute. E ringrazio perché il fatto che oggi il Presidente Cappellacci introduca questo momento è segno, essendo Presidente della Commissione Affari Sociali, è segno del grande interesse trasversale che c'è nel voler portare all'attenzione del Parlamento tutti i vuoti normativi, tutti i problemi che ancora esistono e su cui le istituzioni stesse possono davvero fare tanto. Ringrazio infine la collega Semenzato perché l'idea e l'iniziativa di formare un intergruppo per mettere insieme trasversalmente tutte le deputate e deputati che vorranno occuparsi del tema vuol dire appunto portare questo Parlamento, portare l'istituzione a fare uno scatto in più, a superare anche le differenze di partito, quelle tra maggioranza e opposizione, a concentrarci su questo tema, sui problemi ancora connessi a questo momento della vita delle donne e che necessitano di soluzioni. Allora io credo che l'unione prima di tutto tra tutte e tutte ci porterà avanti e ci porterà a lavorare, sono sicura, raggiungendo dei risultati. Per quanto riguarda la salute delle donne e le trasformazioni che si vivono nell'arco della vita, credo che ci siano dei problemi davvero ancora molto importanti e profondi da superare. Penso al parto, un momento in cui sappiamo benissimo che quando arriva e deve arrivare, poi dopo spesso ci si ritrova sole, senza l'accompagnamento necessario. Così un po' per la menopausa. Sai che deve arrivare, ma spesso non hai né l'informazione per poterci arrivare, né sai bene cosa dovrai affrontare, né sai come muoverti quando arriverà. C'è un problema col mondo del lavoro, per esempio. 7 donne su 10 che vanno in menopausa, che affrontano la menopausa, non hanno gli strumenti necessari per poter magari affrontare tutto quello che è correlato, tutte le difficoltà che si possono incontrare e che possono sorgere per poter continuare a lavorare. Non ci sono permessi retribuiti, per esempio. Non c'è la possibilità di assentarsi dal lavoro. Non c'è la possibilità di tornare al lavoro continuando a riconoscere riconoscersi anche in quel ruolo, perché ci sono problemi della concentrazione, una stanchezza che avanza. E allora sicuramente questo è un tema su cui intervenire, il rapporto col mondo del lavoro. E allora quello dell'informazione rispetto a quello che può accadere, rispetto alle soluzioni che esistono, è un tema da affrontare. Perché non credo che le differenze di genere che ancora esistono quando si parla di medicina, quando si parla di salute, non possano essere sconfitte. Non penso che questi vuoti che riguardano la tutela della salute delle donne debbano rimanere tali, debbano in qualche modo essere soltanto un problema che le donne devono affrontare singolarmente. Non è questo il punto, non è così che permetteremo anche alla nostra società di avanzare, di essere una società migliore. Io credo che la discussione della mozione possa essere un grandissimo passo avanti per questo Parlamento, per poter iniziare ad accendere un faro, così come stiamo facendo stamattina, grazie alla dottoressa Cavalieri, sulla condizione delle donne durante la menopausa, che è un fatto che sì, riguarda le donne, il corpo delle donne, la vita delle donne che la vivono in prima persona e delle persone che vanno in menopausa. È chiaro che poi c'è una ricaduta su tutto il resto della società. E ce lo dicono anche delle ricerche che hanno provato a misurare addirittura l'impatto economico della mancanza di attuazione di politiche in favore delle donne che affrontano la menopausa. E guardate, i numeri sono strabilianti, parliamo di milioni e milioni di euro
che impattano sulle nostre economie in mancanza di politiche che riguardino le donne. Lo sappiamo bene, perché sappiamo anche quanto il divario di genere in generale nel mondo del lavoro sia un problema che non riguarda soltanto le donne, ma che riguarda la società tutta. Allora credo che stamattina, in questo preziosissimo momento in cui proviamo a fare luce su un altro pezzetto di quel mondo che non viene ancora riconosciuto pienamente all'interno dei diritti delle donne, soprattutto in fatto di medicina, soprattutto in fatto di lavoro, soprattutto in fatto di salute, sia un momento di un percorso che dobbiamo portare avanti. E allora, se lo faremo tutte insieme, penso che possa essere un grande valore aggiunto, con la speranza che quanto prima potremo parlare anche di risultati. E ringrazio ancora una volta la dottoressa Cavalieri, perché con questo libro, con la sua costante testimonianza, ci aiuta a rendere anche questo paese migliore. Grazie. Grazie Gilda. Dottoressa Cavalieri, oltre 25 anni di attività, immagino un numero importante, importantissimo di storie di donne che hanno affrontato questo problema, però mi sembra aver colto in realtà il focus sul tema risale a molti anni fa, alla fine del suo percorso universitario. Ci racconti un po'. Intanto ringrazio tutti, l'onorevole Cappellacci, l'onorevole Semenzato e Sportiello. Sono veramente felice di essere qui, perché, come diceva poco fa Gilda, questa è una battaglia, non è semplicemente scrivere un libro. Il concetto è molto più ampio, è cercare di cambiare lo sguardo sulla menopausa, lo sguardo di noi donne, degli uomini, della società, della politica. Di lavoro da fare ce n'è tanto. Mi piace l'idea che siamo un gruppo, perché io da medico posso fare il mio, però chiaramente ho bisogno di altri strumenti per arrivare laddove non posso arrivare nel mio piccolo studio. Ovviamente il libro vuole essere proprio un'opportunità che offriamo alle donne di avere informazioni, di arrivare preparate a questa fase, ma io sì, mi occupo di menopausa da tantissimi anni, ma in realtà il mio approccio alla menopausa è stato un po' casuale. Io ero una giovane studentessa, volevo fare ginecologia, e l'unica tesi che mi venne affidata era quella sulla menopausa. Onestamente non ero felice di questa, avevo 22 anni, e quindi quando capii che quella era l'unica strada, a malincuore accettai. E già lì avevo appunto il mio primo pregiudizio sulla menopausa. Mi dava l'idea di una cosa noiosa, pesante, oddio, devo parlare delle vecchie. Cioè, l'avevo vissuta in questo modo. In realtà poi, quando ho iniziato a frequentare questo ambulatorio, perché per fare una tesi devi frequentare quel tipo di donne, quindi mi sono resa conto di quanto invece queste donne potessero essere una risorsa, di quanto prezioso poteva essere il loro racconto. E a me, giovane studentessa, insegnavano tanto, perché una donna in menopausa è tanto, non è semplicemente la vampata, è una donna che ha un vissuto importante, ha tutta una serie di sintomi che abbracciano tutta la medicina. In realtà il ginecologo che si occupa di menopausa è un medico di medicina interna, perché in menopausa cambia tutto. Dobbiamo avere proprio uno sguardo molto ampio, pensare a tutto il corpo della donna, ma anche e soprattutto alla testa della donna, alla psiche della donna. Le emozioni sono in balia degli ormoni da sempre, noi donne lo sappiamo. Con la menopausa cambiano tanti aspetti, anche neurologici. Quindi io da lì, da questo piccolo ambulatorio, mi ricordo era anche abbastanza defilato rispetto ad ambulatori più prestigiosi, io lì ho imparato tantissimo. Quindi negli anni mi sono portata dietro questo bagaglio prezioso e poi l'ho approfondito. Ovviamente adesso che mi avvicino all'età media della menopausa, perché in Italia, ricordiamo, l'età media della menopausa è 51-52 anni, chiaramente il mio interesse è stato ancora maggiore. Negli ultimi anni mi sono resa conto che le informazioni riguardo alla menopausa sono proprio poche. Quindi ho cercato di dare un aiuto non tanto alla donna in menopausa, ma ancora di più a chi deve affrontarla, perché secondo me, come diceva prima l'onorevole Semenzato, dobbiamo iniziare a pensarci prima. La narrazione della menopausa deve iniziare anni prima. Dobbiamo informare le donne che alcune cose possono cambiare.
sicuramente non è una malattia, non dobbiamo metterci da sole il bollino, sono in menopausa, sono malata, perché non è così assolutamente, anzi, la donna in menopausa può essere un'opportunità, anche per la società, un'opportunità di consapevolezza, di esperienza, di potere che magari in altre fasi della vita non abbiamo. Però a volte ci sono delle trasformazioni ormonali che subiamo che possono metterci in difficoltà, soprattutto se non capiamo quello che ci succede. Quindi in quest'ottica ho cercato di dare più informazioni possibili. Grazie. Grazie. Ma in qualche modo lei realizza una vera e propria sfida, perché è la sfida di cambiamento di una visione. Sì. E quindi il passaggio da una fase che può essere anche considerata quasi una fase di malattia, invece una fase di rinascita, quindi anche la valorizzazione di questo momento della vita. E questo è importante, perché poi riguarda le donne in menopausa, ma in realtà riguarda tutti quanti noi, riguarda tutte le fasi della vita, l'evoluzione, l'invecchiare, ed è estremamente importante avere l'approccio giusto e anche adottare, perché nel libro si parla anche di questo, stili di vita che siano capaci di accompagnare questo nostro contenitore nel modo più sano e adatto possibile all'età che avanza. A questo punto chiedo se ci sia qualche domanda da parte degli amici giornalisti. Stiamo attendendo anche l'onorevole Malavasi, che era in ritardo. Tutto chiaro. Aggiungo una cosa e sottopongo io un momento di riflessione alle mie due colleghe. A me sembra che questo sia non solo un testo medico, ma in qualche modo anche un atto politico, perché contiene all'interno una prospettiva di percorso che poi diventa un politica, ma quella politica, come dire, con la P maiuscola, che dovrebbe accompagnare tutte le fasi importanti, delicate e anche di criticità della vita umana. Iniziamo dall'onorevole Semenzato. Presidente, ha fatto bene fare questa domanda, perché da questo testo, che è un testo che parla di sintomologia, parla di ovviamente storie di donne, parla di interventi medici, necessariamente quando ci vuole il cosiddetto patto di corresponsabilità, no, che abbraccia tutti noi, io uso spesso questo termine quando parlo di violenza di genere, famiglia, scuola, società civile e politica, è ovvio che la politica deve raccogliere quelle sollecitazioni che in questo caso dalla società civile, da una società civile molto tecnica e specifica come appunto quella medica e la ginecologia in particolar modo, deve mettere a terra. E quindi la mozione prima e anche il fatto che poi abbiamo voluto mettere insieme visioni corali su questo tema fa sì che accende un faro su un argomento che forse nella politica non aveva mai trovato spazio, ma non aveva trovato ancora spazio anche proprio per le implicazioni e le ricadute. Vero nel mondo del lavoro della donna, vero dal punto di vista economico, vero dal punto di vista sociale. Ora, parlarne dal punto di vista politico vuol dire dare concretezza, metterci un carico da 90 ad un argomento che magari trovava prima narrazione solo nelle discussioni generali o nella specificità di una visita medica. Accendere il focus della politica sappiamo che vuol dire accendere un focus di quello importante. Fare degli interventi in tema di menopausa vuol dire di nuovo prendere visione del ruolo fondamentale dei cambiamenti sociali e sociologico del ruolo della donna nella nostra società. E la menopausa oggi fa parte della vita. Prima parlavamo con l'autrice e dicevo, se voi parlavate con mia mamma, che è di un'altra generazione, per lei era una fase punto. Oggi invece, con la nostra consapevolezza, il sintomo naturalmente vuole essere affrontato e risolto. E accanto a questo sintomo ci sono anche delle cause gravi, lo diceva bene prima la dottoressa, diceva le cosiddette vampate, tantissime vampate possono essere sintomo di problemi cardiovascolari, cardiocircolatori, e io questo non lo sapevo. Quindi non è che ti devi abituare allo stato di fatto, e siccome gli strumenti ci sono
e dargli quella puntualizzazione politica irrobustisce il percorso e, come dicevo prima, ha una visione diversa sociale e sociologica del ruolo della donna. L'altra cosa su cui mi piace riflettere, presto che su questo intergruppo avremo modo, no, è il raffronto con gli altri ordinamenti. Penso ad esempio agli Stati Uniti piuttosto che l'Inghilterra, dove ci sono delle politiche attente sul tema della menopausa. E quindi anche uno studio attento del sovranazionale ci può anche far capire, prendendo già, no, come esempio cosa è stato già fatto, che tipo di legislazione si è attuata, se è servita e come è servita, può avere quel dialogo, quel confronto che ci permette di capire se la politica può essere attualizzata in ugual misura anche nell'ordinamento italiano. Certo che porre il focus vuol dire già il punto di partenza per, come dire, irrobustire quello che prima era appunto un argomento da visita medica. Oggi invece gli diamo quell'upgrade che serve poi per affrontare i grandi numeri, perché ricordiamoci che sono 15 milioni di donne all'anno che vanno in menopausa. Sono numeri importanti che riguardano la nostra collettività al femminile, e da questo noi dobbiamo assolutamente partire. Gilda, manifesto politico che in qualche modo dà anche un contributo alla buona politica, perché costituisce la base di un'alleanza in vista della soluzione dei problemi. Sì, era anche quello che dicevo prima, ma io credo che il titolo di questo libro ci dia la cifra di quanto sia politica la discussione. Perché senza paura di cambiare, ma rispetto a cosa? Rispetto a un'idea probabilmente ancora molto stereotipata di donna. E non solo di donna, perché è legato al corpo, quindi un certo corpo che non si può permettere di cambiare rispetto a certi stereotipi, la produttività, perché devi essere una persona che produce a certi ritmi, e la stanchezza, il momento di fragilità non è contemplata, ancora la fertilità, perché donna e fertilità sono due cose ancora fortemente connesse all'interno di questa, e caratterizzanti all'interno di questa cultura, all'interno del nostro paese. Quindi io credo che senza paura di cambiare sia proprio questo, sia proprio un discorso politico molto più profondo del momento stesso, che va dal di là, sia l'accettazione dello stato delle cose, di corpi che cambiano e che cambiamenti che avvengono anche in altre fasi della vita. Però in questo momento particolare, in quello della menopausa, tocchiamo proprio dei tratti purtroppo ancora troppo caratterizzanti delle donne stesse all'interno della nostra società, che forse abbiamo bisogno di andare a scandagliare per fare un discorso politico più ampio e non sentirci legate soltanto a questi aspetti: corpo, produttività, fertilità. E poi c'è un fatto che, collegato a questo discorso, ci sono anche delle questioni pratiche che varrebbe la pena di affrontare subito. Penso per esempio al costo delle terapie ormonali sostitutive, che attualmente sono a carico delle persone e non più a carico dello Stato. Ecco, io credo che ci sono anche delle risposte politiche che possiamo dare immediatamente per cambiare la rotta delle cose, e poi c'è un discorso più profondo che piano piano, con interventi più ampi, che immagino questo intergruppo fondato dalla collega Semenzato avrà l'ambizione di voler affrontare, possiamo poi continuare a lavorare con l'aiuto delle tante donne e delle tante personalità che verranno coinvolte. Sì, beh, possiamo concludere allora con un augurio che questo libro possa... Ah, ecco, prego, prego, certo, volentieri. Eccomi, grazie. Buongiorno. No, volevo chiedere se il fatto anche che la politica finora non abbia messo a fuoco questo tema deriva anche da un problema che forse esiste, di una mancanza di dati su questa, come si parlava, di impatto politico, impatto socio-economico. Quindi forse è un aspetto che anche fuori da misurazioni, possiamo dire, che invece vengono svolte per altri aspetti della società. Quindi se anche questa lodevole iniziativa dell'intergruppo poi in qualche modo in generale anche in quelle realtà che si occupano appunto di misurazione dei fenomeni sociali o dei fenomeni economici, una presa di conoscenza e di restituzione di dati che sono sicuramente fondamentali poi per elaborare delle politiche. Grazie. Gilda, intanto rispondo io.
questo intergruppo ha l'ambizione di fare questo osservatorio. Voi sapete che sono donne di numeri, per me numeri, conti, economia sono degli aspetti fondamentali per saper affrontare in maniera puntuale un argomento come la menopausa, che giustamente, come è stato detto, ha anche una ricaduta economica. Ricordiamo che una donna che non fa prevenzione e si ammala ovviamente ha una ricaduta economica, che intervenire dal punto di vista di una defiscalizzazione di alcuni farmaci ha una ricaduta economica, quindi è fondamentale l'aspetto economico. Voi sapete che l'indirizzo della mia commissione femminicidio e violenza di genere è violenza economica, indipendenza economica e lavoro. Io, se posso però permettermi di rispondere alla sua domanda, io non penso che la non presa in carico fino a questo momento della menopausa sia ascrivibile alla mancanza di numeri, perché voglio dire, il fattore menopausa, c'è una consapevolezza che esiste. Io penso sia proprio oggi un'attenzione particolare, come dicevo prima, al rinnovato ruolo sociale e sociologico della donna e alla sua considerazione nel tutto il ciclo riproduttivo e non riproduttivo, e quindi una maggiore sensibilità e una maggiore come dire, attenzione in tutti i percorsi di vita della donna, perché noi sappiamo oggi come l'economia sostenibile, l'economia virtuosa sia proprio, come dire, un aspetto molto al femminile. Quindi tenere conto con maggiore attenzione anche di aspetti che fino all'altro giorno, devo dire, anche con una certa reticenza ad affrontarli, fa vedere anche il cambiamento sociale su cui oggi, per fortuna, noi affrontiamo alcuni argomenti e come anche oggi la politica si prende in carico questi argomenti. Per me aver dato vita ad una mozione sulla menopausa vuol dire comunque mettere a terra una politica diversa, una politica del fare, tra l'altro senza anche paura personale, no? Perché voglio dire, tantissime volte affrontare certi argomenti è anche un esporsi personalmente. Ecco, è cambiato, no, il nostro modo di affrontare, uno, gli argomenti, e due, di affrontarli per fortuna anche in politica. E il parlarne, lo dico sempre, è già una base di partenza sul lavorare nella prevenzione. Certo, e ci sono già all'interno di questo osservatorio, che ovviamente fa da corollario all'intergruppo che è fatto di senatori e di onorevoli, deve necessariamente esserci di chi si occupa di numeri, di economia e di finanza, perché sennò non possiamo fare interventi politici puntuali ed efficienti e anche attuabili, perché poi l'argomento di economia nella politica va di pari passo. Grazie. Mi permetto di aggiungere un dato che secondo me fa capire anche la rilevanza del problema. Molti dei disturbi ormonali della menopausa in realtà non sono noti, cioè molte donne e anche molti uomini chiaramente, così come i datori di lavoro, non imputano alla menopausa una serie di problematiche che invece impattano moltissimo sulla qualità del lavoro, sulle performance lavorative di tutti i giorni. Mi riferisco per esempio alla nebbia mentale. È un sintomo che è molto frequente, ma è molto poco conosciuto, ed è quella caratteristica confusione in testa che a volte le donne già qualche anno prima della menopausa e nei primissimi tempi accusano. Quindi la difficoltà a concentrarsi, a mantenere l'attenzione, a ricordare le cose. Capite come questo impatta tantissimo sulla qualità della prestazione professionale. Quindi informare le donne, ma anche tutta la società, su quali possono essere i disturbi legati a questa fase e come possano impattare sulla capacità professionale è fondamentale, perché magari invece di essere etichettate come depresse, isteriche, perché ce lo sentiamo dire da una vita, abbiamo semplicemente magari necessità di un piccolo supporto che può essere ormonale, può essere a livello di integratori, poi lì sarà il medico ad intervenire. Però ecco, molti disturbi della menopausa, i disturbi del sonno, sono profondamente ormonali e invece vengono collegati ad altro, magari alla nostra caratteristica di donne che siamo, come dire, un po' più sensibili, e in menopausa questa cosa viene collegata all'età, quando invece è semplicemente un fatto ormonale. E ricordiamo, come dicevamo prima, che la menopausa a volte arriva anche a 40 anni, quindi è importante mantenere il focus sul fatto che molti disturbi che impattano sulla qualità di vita e sulla qualità del nostro lavoro possono essere curati semplicemente. Abbiamo gli strumenti, ma dobbiamo capire che sono problemi ormonali. Grazie. Grazie,
Gilda, volevi aggiungere qualcosa? Semplicemente che esiste effettivamente un gap tra le ricerche che riguardano la salute delle donne, la salute di genere, eccetera, eccetera. Però credo che si stia anche, mossi proprio da questa consapevolezza, c'è un cambiamento in atto. Lo dimostra il fatto che, per esempio, uno degli studi più grandi sulla menopausa, sugli impatti pratici di questo momento della vita, è stato fatto da una multinazionale che si occupa proprio di igiene e salute e che ha condotto uno studio nel 2023 su 16.000 persone in 11 paesi, compresa l'Italia, che appunto è andata ad indagare qual è l'impatto di questo momento della vita. Quindi credo che un cambiamento in atto ci sia e che dovremmo essere, insomma, che parte proprio da questa consapevolezza, quindi siamo già un pochino in ritardo, mettiamoci subito in marcia e continuiamo con questo lavoro. Bene, io ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio l'autrice, ringrazio le colleghe, che questo libro, l'augurio che questo libro possa essere fonte di ispirazione e forza, non solo per le donne, per tutti quanti noi e per la politica in modo particolare. E quindi buona lettura a tutte e tutti. Grazie. Grazie.